Eccolo, stiamo da mai, ragazzi, rieccoci tutti quanti, carichi pimpanti, Arzino nel canale, un'altra bevita insieme in cui dobbiamo un attimo allentare la presa sull'Allegri out che ormai imperversa in tutti i social. I tifosi comunque sono tutti più o meno dalla stessa parte in questo momento, anche quelli più lodevoli nei confronti di Allegri, che continuano a proteggerlo e parlano soltanto di formazione sbagliata ma non lo attaccano apertamente. Andiamo a parlare di quello che può succedere con il discorso multa da parte dell'UEFA con Ceferin, che farà pagare molto probabilmente 23 milioni alla Juventus e si proverà a patteggiare per una cifra minore, proprio perché la Juve vuole fare i prossimi 3 anni senza dover pensare all'inibizione o altre cose. Parto con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi, benvenuti in community. Lo Stivalo Magna vi accoglie con un grande abbraccio, forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e ardore, tra questi anche tutti gli abbonati straordinari che mi seguono sempre. Allora, notizia che potete trovare anche su juvefc.com e su OneFootball, che vi tiene sempre aggiornati ovviamente su tutto quello che accade a 360 gradi, non solo nel mondo Juve ma anche sul mondo generale del calcio. La Juventus rischia di pagare 23 milioni di euro all'UEFA dopo aver raggiunto l'accordo del patteggiamento. Allora, la UEFA ha fatto una multa appunto di 3,5 milioni di euro per aver rotto, diciamo, le regole finanziarie e appunto rischia di avere una punizione molto più alta durante il calciomercato, quindi durante il transfer market nella sessione estiva. Vi sto traducendo un articolo in inglese che arriva direttamente dal portale estero, ok? Allora, i bianconeri hanno lottato appunto nel campo legale per tutti questi mesi, appunto a livello di tribunali, appunto per alcuni problemi recenti dovuti a questa sentenza della FIGC, sia per le plusvalenze che per i filoni stipendi e poi sugli altri filoni che sono stati creati da Kinè, basati soprattutto su discorsi finanziari, no? E quindi anche i tifosi vogliono vedere una fine di questo, un tramonto e una luce fuori dal tunnel. Appunto la Juve si sta difendendo in modi diversi e anche su più fronti a livello di tribunali, appunto con l'aiuto di Scanavino e Ferrero, e appunto è convinta e consapevole di avere, diciamo, violato certe regole finanziarie a livello di UEFA, però lo ha fatto per mantenere il business fluente e sano, quindi non è che ha fatto degli illeciti, ha solamente trovato degli escamotage per riuscire in qualche modo a mantenere l'organismo pulito. Appunto, sono state rivelate queste multe appunto da questo ente, da questa istituzione che è l'UEFA, e appunto questo report rivela che la Juve deve pagare questa multa per non dover appunto irrompere a delate sanzioni ancora più grosse per il fair play finanziario per 3 stagioni di fila. Quindi ecco, la cosa che è stata sbagliata, che è detta male fino adesso, è che la Juve sicuramente era inibita dalle coppe. No, sono titoli di giornale che sono stati gonfiati perché faceva comodo così. In realtà questa è la realtà. La Juve deve per forza versare questa quota, che sia 23 milioni o 3,5, per evitare l'inibizione dalle coppe. È molto diversa detta così, però ovviamente così vende poco. Infatti trovate dei titoletti nei giornali che nessuno apre e nessuno sa che esistono. Se invece ti mettono euro stangata, eccetera, eccetera, ovviamente capite anche voi che i giornalisti fanno i milioni. Allora, durante tutto questo periodo, appunto, la finanza bianconera è stata messa a dura prova ed è stata monitorata costantemente dalla Covisoc, da Deloitte, da tutti gli enti preposti. Se appunto dovessero rompere le regole, la Juve dovrà pagare questi 23 milioni di euro. Quindi non penso che questo accadrà. Come vi ho detto, ci sarà questo patteggiamento per andare a trovare una via di mezzo. Vi sto letteralmente traducendo parola per parola in modo sia che sia chiaro l'articolo, anche a costo di essere ripetitivo, perché l'articolo è molto ripetitivo, però va a fare un focus molto preciso, no? Che non lascia scampo a interpretazioni. La Juventus disse da parte sua, siccome siamo uno dei maggiori club a livello del mondiale e abbiamo 400 milioni di tifosi in tutto il mondo, siamo una società storica e gloriosa, e costerebbe tanti soldi rimanere competitivi ogni stagione e anche con questi tipi di controlli e con questo pressing mediatico e finanziario, e quindi a volte ci è toccato, diciamo, bypassare le regole oppure fare delle decisioni di business appunto per mantenere la borsa a un certo livello, ok? Ma questo non vuol dire che abbiamo fatto dei reati, e gli articoli parlano chiaro.
Quindi il nuovo board di direttori, quindi la nuova dirigenza, Pereiro Scanavino, i vari pool di legali, Bella Cosa e San Giorgio in primis, dovevano appunto ripulire alcuni casini, chiamiamoli così, presi in eredità a Torino dalla dirigenza precedente e che appunto non si aspettavano di trovarsi immischiati in queste faccende finanziarie ancora più ingarbugliate di quello che pensavano. E quindi la lotta è stata ancora più dura di quella che si dovevano immaginare, ok? Detto in poche parole. E con tutta la buona speranza appunto dei dirigenti attuali, tutta la situazione verrà rimessa a posto e i problemi finanziari torneranno alla normalità. Ed è per questo appunto che si è trovato un accomodamento con Ceferi. Voglio aggiungere, e questa è solo una mia opinione, ma che sta circolando nel web e anche alcuni avvocati mi stanno scrivendo in privato per dirmela, potrebbe esserci anche una situazione in cui Inter Juve sia stata in qualche modo pilotata anche un po' per trovare un accomodamento con Ceferis e Gravina. Ok, lasciamo andare l'Inter in finale di Coppa Italia, si prendono un po' di introiti anche a livello di Freccia Rossa, di sponsor, e hanno la possibilità di vincere quei 3 milioni e mezzo, 5 milioni per il trofeo finale, ok? E noi vi lasciamo un po' stare sul piano europeo e sul piano dei punti tolti. Non mi meraviglierei, dato che Infantino alla FIFA interista, Ceferin pure e Gravina, lo sapete benissimo, che ha la toga interista, c'è cioè proprio la maglia sotto, gliela alzi, c'è cioè proprio lo stemma dell'Inter amala. Quindi capite anche voi che potrebbero essere, ripeto, degli scenari, non sono verità, però uno ci può anche pensare. Per non parlare di altro, di scommesse, di quote, lasciamo stare quel reparto lì perché non mi compete e ci sono tanti complotti e tante persone che magari possono anche indagare meglio di me e parlarne a più a tutto tondo, ma questa è una cosa che appunto è un discorso più ampio. Quindi ecco, capite anche voi che la situazione è molto diversa, la Juve ha uno scenario molto brillante, lo ha detto anche Calvo e ve l'ho detto anche stamattina quando ho parlato di Zidane e del post partita di Inter Juve, in cui Calvo è molto fiducioso a livello europeo, sa che non prenderà stangata, ci sarà una multa e quello lo è detto per certo, l'hanno detto anche degli interisti, pensate un po', tra cui l'avvocato Feltra, sul discorso punti. Non ci sarà pena afflittiva in questo campionato, verrà spostata tutto avanti perché il processo andrà a slittare dopo la fine del campionato, parliamo di 15 giugno o oltre, e quindi si finiscono i termini minimi per poter punire la Juve in questa sessione e si andrà alla prossima. Ecco perché si parla di questo patteggiamento con la multa, basta punti, non se ne parla più. Avete visto anche Allegri tutto arzillo e con la cresta da gallo, lui sa di per certo che la Juve non perderà punti, anzi arriverà tra le prime quattro e lui ha la panchina, non dico cementata, però diciamo che come l'ho visto ieri, anche se un po' incavolato con alcuni, Marotta e Baccin e tutto lo staff, la dirigenza dei tifosi e anche i giocatori, sembrava anche abbastanza tranquillo e anche ridacchione di avere il posto garantito, ripeto, salvo andare fuori da quarto posto. Allora lì si innescano alcuni meccanismi. Ecco perché sono allertati Conte e Zidane a prima fascia, diciamo nel top della piramide, e poi altri allenatori di seconda fascia, qualora non si dovesse arrivare a quelli. Ditemi cosa ne pensate, un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte a me e Dani, ciao!